Eccoci qui di nuovo, sempre insieme. Questa sera faremo una ricetta molto molto piccante, afrodisiaca, diciamo, dai. Il tagliolino alla napoletana, cioè nel senso, o meglio, un qualcosa che ci si avvicina. Spero che i napoletani non si offendano. Ho ripreso questa ricetta dal guazzetto, appunto, di cozza alla napoletana che si fa col polpo, i crostini di pane e il peperoncino. Io lo porterò su un tonnarello, su un tagliolino. Vediamo come fare questa ricetta. Iniziamo prendendo un pezzo di pan carré. Tagliamolo a striscioline. Dopo fate dei quadratini. Volevo ringraziare ancora tutti quelli che hanno acquistato il mio grembiule e tutti quelli che lo stanno ancora acquistando. Non vi ho detto una cosa, ci sarà una sorpresa. Tutti voi che avete acquistato il grembiule siete stati iscritti in dei bigliettini e siete stati messi in un'anfora. Tra un mese, quando Covid permettendo, farò in diretta un'estrazione. Tre di voi fortunati passeranno una giornata in cucina con me e faremo una lezione. Continuiamo. Quindi, pane tagliato. Questo è un totano. Andiamolo a tagliare a bocconcini, a pezzetti molto piccoli. Ok, tagliato il nostro polpo, procediamo. Mettete in un frullatore dei pomodori al grappolo. Aggiungiamo un pizzico d'origano e frulliamo tutto. Ok, una volta frullato tutto, andiamolo a filtrare con un setaccio. Ok, ci siamo, abbiamo setacciato il nostro pomodoro, quindi la mise en place o la messa a punto, le nostre basi sono pronti, andiamo sul fuoco. Questa, se volete conquistare il vostro uomo, è la fine del mondo. La prima cosa da fare è andare a rosolare il nostro aglio. Una volta rosolato, aggiungiamo i nostri pezzetti di polpo. Mentre il nostro polpo rosola, andiamo a friggere i nostri bocconcini di pane. Dopo, metteteli con una carta assorbente dentro la ciotola. I nostri crostini sono pronti, il nostro polpo è rosolato. Andiamo ad aggiungere un po' di peperoncino e paprika. Giriamo e sfumiamo con un bel goccio di vino. Una volta evaporato il vino, andiamo ad aggiungere il nostro pomodoro e un bel mestolo d'acqua dove prima ho cotto il totano e facciamo cuocere per circa 20 minuti. Mentre il nostro sughetto cuoce dolcemente, che borbotta, che ci dice che siamo quasi, rosoliamo l'aglio e andiamo a mettere le nostre cozze. Quando le nostre cozze sono pronte, 3-4 le andiamo a tenere da parte e le altre le sgusciamo in padella. Una volta aperte le nostre cozze e il sughetto è pronto, andiamo a mettere il nostro sughetto all'interno della padella. Perché non ho tolto l'acqua del totano? Perché adesso cuocerò la pasta qui, proprio per prendere tutto il sapore. Ho aggiunto solo un pizzico di sale leggero. I nostri tagliolini sono pronti. E andiamo a mantecare. Ci siamo, la nostra pasta è pronta. Ah, che sapore di mare! Cosa faremo adesso? Andremo ad aggiungere un po' di crostini all'interno della pasta, giusto un po'. E poi procederemo ad impiattare. Nei crostini ho aggiunto leggermente un po' di prezzemolo. Ok, ora
Mettiamo anche su un po' di crostini e chiudiamo con le cozze sopra. Il nostro tagliolino alla napoletana è pronto. Spero vi piaccia. Un bacio a tutti!